Sì, può partire. Grazie, dottore. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti per questa iniziativa dell'Università Europea di Roma. Io mi auguro ovviamente che i collegamenti siano tutti, insomma, funzionanti e funzionali, perché è molto importante, perché è una modalità che abbiamo imparato a conoscere, ma che, insomma, ha qualche piccola difficoltà tecnica. Volevo dire in questa piccola introduzione, saluto di buongiorno, che è significativo che l'iniziativa parte nel giorno in cui l'Italia riapre. Riaprono i negozi, come sapete, le attività commerciali, i bar, i ristoranti, i parrucchieri, i centri estetici. In alcune regioni addirittura riaprono le spiagge. E i segni tangibili di questa riapertura sono che nelle grandi città, Milano e Roma, ad esempio, i mezzi pubblici sono molto più frequentati, addirittura in alcune strade di grande collegamento ci sono stati degli ingordi. È importante segnalare anche il fatto che la riapertura segna la ripresa delle messe. Oggi ha riaperto San Pietro con una messa importante di Papa Francesco, dedicata ai 100 anni dalla nascita di San Giovanni Paolo II. Ha riaperto il Duomo di Milano e c'erano già delle file piccole contenute a distanza dei fedeli. Ci occupiamo di turismo ed è molto importante che ci sia la riapertura, perché il turismo vuol dire soprattutto viaggiare all'interno dell'Italia, che ha un patrimonio, come tutti sappiamo, straordinario di ricchezze, di bellezze naturalistiche, architettoniche, dal punto di vista dei beni culturali, e anche perché il 3 giugno, lo diciamo sempre con grande prudenza, come il periodo richiede, dovrebbero riaprire non soltanto i collegamenti tra le regioni italiane, ma anche i confini dell'Italia, perlomeno con i paesi dell'Unione Europea. C'è una discussione in corso, alcuni paesi hanno già fatto sapere che forse non riapriranno subito i propri confini con il nostro paese, siamo ancora, diciamo, considerati gli untori d'Europa. E però con questo dobbiamo fare i conti, perché turismo vuol dire muoversi, vuol dire flussi turistici, vuol dire ovviamente libertà di movimento. Quindi è molto importante che questa iniziativa cada proprio in questo 18 di maggio. Avremo degli spunti, delle relazioni, delle riflessioni inizialmente, e poi ci confronteremo con gli addetti del settore, un settore che, come sapete, è entrato in crisi fin da subito, ancora in ginocchio, e non è tempo di leccarsi le ferite, ma soprattutto di capire che cosa si può fare per rialzarsi, per riprendersi. E come tutti sappiamo, al di là degli aiuti che il governo mette in campo, pochi o molti che siano, ognuno di noi deve essere creativo e rimboccarsi le maniche. Questa è un po' la cornice dentro la quale ci muoveremo. Io però vorrei andare subito dal rettore, dal magnifico rettore, padre Pedro Maron, per il saluto iniziale e il suo buongiorno per questa nostra iniziativa. Grazie dottore, grazie della presentazione, grazie di essere con noi. Un saluto a tutti, in modo speciale alla professoressa Loredana Giani, Anna Jacopino, Carmine Rizzarri. Magari ci sono altri docenti dell'Università Europea che saluto con grande piacere, e altri docenti di altre università, vedo Bologna, Molise, Basilicata e altri esponenti dell'ambito del turismo. 3-4 anni fa noi abbiamo fatto una scelta per il turismo, per l'apertura della nostra università verso nuovi ambiti. Credo che abbiamo fatto una buona scelta in due grandi ambiti: il territorio, anche il turismo religioso culturale. È vero che questa crisi mette a repentaglio, mette un po' in discussione questa scelta fatta 3-4 anni fa, però io faccio un appello ai sostantivi del sottotitolo, che credo che sono molto significativi. Dunque, incertezza delle regole, traiettorie e nuovi modelli. Ecco, prima di tutto è vero, ci troviamo in una situazione di incertezza, ma questa incertezza deve essere gestita. L'incertezza è che a noi mancano elementi di conoscenza per fare ancora delle scelte per il futuro. Ma l'incertezza non vuol dire una totale non conoscenza, vuol dire che alcune variabili non le conosciamo, però conosciamo altre variabili. Quando ci sono le incertezze nell'ambito umano, anche nell'ambito sociale, bisogna impegnare molto la volontà, bisogna rischiare, bisogna dire: malgrado c'è questa incertezza, io faccio una scommessa in una direzione. Quello che noi vogliamo fare per il turismo nell'Università Europea di Roma, credo che nell'ambito italiano, io sono spagnolo, anche nella Spagna, Italia, Spagna, Francia e Stati Uniti sono i paesi che probabilmente ricevono più
turisti al mondo e siamo molto colpiti da questa crisi. Però che l'incertezza non sia una specie di paralisi, questo sarebbe la cosa peggiore, perché dobbiamo individuare nuove traiettorie, cioè dobbiamo in questo momento essere creativi, pensare in un modo diverso, anche perché probabilmente io non sono di coloro che pensano che tutto cambierà, però alcune cose certamente cambieranno. E dunque immaginare nuove traiettorie per poter usufruire di questo, diciamo, immenso patrimonio che ha l'Italia, della possibilità di accettare, di accogliere persone che vengono a visitarla da un punto di vista culturale, religioso, della bellezza, dell'arte, eccetera. E finalmente nuovi modelli, anche di business, cioè la creatività, di nuovo. Dunque, due valori che credo che sono in gioco. Uno è la volontà di voler andare avanti, primo, e secondo, la creatività. Io mi permetto, poiché il dottor Pacani ha fatto anche un riferimento a San Giovanni Paolo II, che è il papa della mia formazione a Roma, dire che queste due caratteristiche, valori, si trovano in lui. La volontà, un uomo con una volontà ferma, di voler anche in tempi di incertezza, che lui ha vissuto nel tempo del comunismo, non comunismo, noi almeno quelli della mia generazione l'abbiamo vissuto intensamente questo, un uomo di volontà, di ideali e poi di creatività, cioè di sapere porsi in modo diverso, in un contesto diverso. Dunque, di nuovo, un buongiorno, buon proficuo studio. Io purtroppo, come i rettori, siamo pieni di riunioni, già raggiungerò tra 5 minuti un'altra riunione, ma ringrazio di nuovo la professoressa Giani e coloro che hanno fatto possibile questo evento. E dunque grazie a tutti voi e grazie della vostra presenza, non solo ai partecipanti, diciamo organizzatori, ma a tutti coloro che ci seguono per mezzo di Facebook o altri mezzi social network. Grazie, buongiorno e avanti. Grazie caro Rettore, anche perché lei ci ha ricordato una cosa che io trovo indispensabile in questa fase, perché siamo invasi di numeri, tutti negativi, tutti che mettono i brividi, no? I fatturati che si riducono, del PIL che sarà un disastro, e invece forse è proprio il caso, e noi speriamo che questa iniziativa, no, ci dia tutti gli appigli necessari, è il caso di pensare appunto con un po' di creatività non solo a nuovi modelli di sviluppo, quindi anche di business per il turismo, ma pensare appunto che poi bisogna reagire davanti anche a problemi immensi, straordinari, come questa emergenza coronavirus ci ha dimostrato. Quindi è importante anche, mi viene da dire così, gettare il cuore oltre l'ostacolo. Allora, vado dalla professoressa Loredana Giani, che coordina il corso di laurea in turismo e valorizzazione del territorio, peraltro insegna anche diritto amministrativo. Lascio a lei, diciamo, la cornice, per spiegare meglio la cornice di questa giornata, di questa iniziativa. Allora, professoressa Giani, buongiorno. Buongiorno, grazie soprattutto della partecipazione, grazie della partecipazione così numerosa che vedo. Evidentemente il tema è molto sentito. Perché questa iniziativa? Perché siamo in un corso di laurea di turismo, ma perché riconosciamo la rilevanza del turismo nel nostro sistema paese. Rilevanza che evidentemente impone una riflessione sull'impatto che la situazione emergenziale determinata dalla pandemia ha avuto sul settore, ma anche non per soltanto constatare quelle che sono le perdite, che sono perdite secche per il settore del turismo, tra l'altro data proprio la peculiarità del prodotto turistico. La stanza non venduta non può essere rimessa sul mercato, è un guadagno ormai al quale l'imprenditore turistico deve rinunciare, ma anche per la centralità del turismo nel nostro paese. Il turismo, senza considerare l'indotto, conta più del 13% del nostro PIL, e non è fatto soltanto di albergatori. Cioè, parlare di turismo significa non soltanto parlare di imprenditori che operano nel settore alberghiero, che comunque è anche molto importante, ma significa intercettare
diverse formule che, da quello che abbiamo potuto vedere, forse un po' come l'intero settore, sono, non dico neglette, ma non propriamente considerate dal legislatore della ripresa. Volendo fare una sorta di passo indietro e vedere che cosa è stato fatto, che cosa è stato fatto per il turismo in questo momento ha patito, come tutte le attività imprenditoriali, della situazione di incertezza. Ma una situazione di incertezza che è dovuta anche un po' al susseguirsi di posizioni adottate dai soggetti, anche se vogliamo, dai soggetti anche più vari, perché adesso tutti abbiamo scoperto e riemerso dai meandri di un volume di qualsiasi volume di diritto costituzionale il DPCM, che è una cosa che noi non chiediamo neanche agli studenti, perché se lei prova a chiedere agli esami che cos'è un DPCM, è sicuro è la famosa domanda da bocciatura degli studenti. Però non è solo quello, cioè tutti abbiamo assistito a questo fiorire di diciamo norme emergenziali. Ma non è la norma emergenziale in sé il problema, non è il DPCM il problema o il fatto che il DPCM si siano sostituiti nel tempo con altrettante variazioni dell'autocertificazione, altro giuridico che i cittadini italiani in questo momento hanno aperto. Quello che è emerso è il grosso fattore di criticità del nostro sistema, che forse noi come, diciamo un po' come gruppo di ricerca già conoscevamo, perché io vengo da un'università dell'Aquila, quindi in zona terremoto, che già avevamo toccato con mano, se vogliamo, nella gestione di altri eventi emergenziali. Qual è il problema? Il problema è proprio un'impostazione che nel nostro sistema si dà alla gestione, diciamo, delle fattispecie insolite. Le fattispecie insolite vengono considerate soltanto nel momento in cui l'evento si verifica, e la struttura normativa che c'è, che è predisposta, è una struttura normativa che tende ad intervenire con strumenti eccezionali. Tutti diranno, ma è normale perché l'evento è eccezionale. Sarebbe normale l'eccezionalità del contenuto dello strumento, ma non lo strumento, è uno strumento tra l'altro eccezionale che diciamo non viaggia su nessun circuito procedurale. Ora, uno per tutti le criticità che abbiamo vissuto con il CCM. Il primo elemento di nostra criticità è l'incertezza, diciamo, e questo fatto che abbiano limitato con DPCM le nostre libertà costituzionali, ma questo non è l'unico elemento. L'altro elemento, soprattutto rilevante per il turismo, è che è un problema che però ritroviamo anche nelle normative che sono state emanate in questi giorni, è un totale scollamento con le regioni, ma consideriamo che il turismo è di competenza regionale, e tra l'altro una leale collaborazione che il cui peso specifico appunto aumenta se consideriamo che il testo unico del turismo è stato per gran parte, o al meglio per le parti essenziali, smantellato dalla Corte Costituzionale, e abbiamo una realtà che sono 20 sistemi specifici regionali. Come si fa a togliere ecco sistemi turistici regionali che poi contano soggetti diversi. Ora, se andiamo a vedere la normativa, diciamo, del rilancio, la normativa del rilancio fa riferimento alle imprese turistiche, ma molti piccoli soggetti in alcune regioni non hanno neanche la struttura di impresa, cioè non sono considerati imprese. Pensiamo alle case vacanze, pensiamo ai bed and breakfast, perché la norma richiama il bed and breakfast, ma ci sono altre formule, perché poi in questo c'è da dire, i legislatori regionali sono stati fantasiosissimi, per cui abbiamo da un lato le strutture alberghiere, e già lì comunque a livello regionale non è pacifica, non è uniforme, diciamo, la classificazione. Già la classificazione e i criteri per l'attribuzione delle stelle cambiano da regione a regione. E poi nelle singole regioni ci troviamo la casa del camminatore e altre cose. E in più poi le diverse forme di turismo, che in questo momento nessuno ha preso in considerazione. Quindi, i due grandi temi che noi abbiamo sono
il turismo, cioè l'alberghiero, ma in realtà non è soltanto l'alberghiero, e abbiamo il turismo in spiaggia, ma non è soltanto in spiaggia. Già vedendo scorrendo le 120 pagine degli allegati del DPCM di ieri, in realtà ci rendiamo conto che ci sono i musei, ci sono tante altre forme di turismo che devono comunque essere prese in considerazione e che di fatto non hanno avuto, diciamo, la giusta considerazione da parte del legislatore. Questo perché? Perché a mio avviso, poi i relatori che mi seguiranno saranno più precisi e forse mi sconfesseranno, è mancato in primo luogo un dialogo diretto con gli operatori. E quindi la norma calata dall'alto in una situazione così variegata rischia di creare una sorta di deficit di effettività. Perché? Perché la norma non è calibrata sul soggetto, cioè il soggetto non è in grado neanche di applicarla, quindi ha delle difficoltà anche nel momento applicativo. E poi perché è mancato un dialogo tra scienza e tecnica. Vediamo il DPCM e gli allegati del DPCM. Il DPCM è quasi una sorta di lavarsi le mani, cioè si dice le regioni decideranno, ma le regioni potranno decidere con un rimando al Ministero della Sanità. Scusate, ma il 3 giugno è dopodomani i tempi amministrativi e noi dobbiamo avere dei soggetti, imprenditori e non imprenditori, che tra l'altro non solo hanno avuto perdite economiche non recuperabili per via del lockdown, ma saranno costretti a fare degli investimenti. E stessa cosa se guardiamo diciamo il decreto rilancio, che devo dire è molto faticoso da leggere perché 470 pagine mettono a dura prova chiunque, insomma, se posso permettermi, mentre mi lamentavo della lettura del decreto, la professoressa Gola mi ha mandato un messaggio dicendo: tanto non lo leggere fino alla fine muore lui, che è veramente stata una cosa, ma un po' rincuorato. Però se leggo il mio, diciamo, poi gli operatori mi sapranno, ci sapranno dire, però il decreto rilancio non dà una prospettiva di sviluppo del settore turistico. Tutti parliamo di turismo sostenibile. Noi, questo è il primo di un ciclo di seminari che faremo, proprio perché in realtà la nostra intenzione è cercare di stimolare il dibattito non soltanto sul turismo, per esempio per le aree interne, sulle formule di turismo sostenibile, ma anche sul turismo inclusivo, proprio per verificare quelli che sono state le disfunzioni derivanti dalla connesse alla crisi, ma derivanti dalla mancanza di una situazione di programmazione a monte. Dicevo, leggendo anche il decreto rilancio, io vedo delle misure buone, certamente. Sacrosanta è l'esenzione dall'imposta municipale o anche un piccolo aiuto per il rilancio può essere dato dal bonus vacanze, ma già per come è formulato l'utilizzo, la norma del bonus vacanze che fa riferimento all'impresa turistica ricettiva, un singolo agriturismo, un singolo bed and breakfast, non prende in considerazione tutto il resto del settore. E quindi è un bonus vacanze che, diciamo, è direzionato in un ambito nel quale forse, anche in considerazione di quello che poi è l'impatto sui cittadini e sui lavoratori della crisi, sarà poco utilizzabile o comunque non è quello che porterà a una decisa ripresa del settore. E altrettanto si potrebbe dire, dicevo appunto, sull'imposta municipale. Però poi ci sono delle norme che secondo me sono, non lo so, forse positive. Io le vedo dal lato dell'amministrativista come foriere di possibili problemi. Per esempio, la previsione per cui è possibile ampliare, mettere i tavolini o comunque dehors, eccetera, senza richiedere la necessaria autorizzazione delle sovrintendenze, perché vengono praticamente, viene data la netta prevalenza all'impresa. Però questo conosciamo anche quella che è la cultura italiana, rischiamo che questo sia prodromico a un condono successivo. E altra norma che vedo con una sorta di
non preoccupazione, ma forse con una nascosta consapevolezza da parte del legislatore, è la previsione del fondo, la costituzione del fondo turismo. Perché questo fondo turismo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento in funzione, dice la norma, di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Per cui si dà quasi per presupposto che i nostri piccoli imprenditori poi non riusciranno a reagire, e si prevede per sostenere il settore l'ingresso dei fondi. Quello che, e chiudo perché non voglio poi sottrarre tempo ai relatori che sono stati gentilissimi a dare la loro disponibilità a partecipare a questo evento del corso di laurea di turismo, quello che vedo è una mancanza di una visione strategica che necessita poi di una riflessione più generale, perché altrimenti, vedete, una delle deviazioni di questa mancanza di strategia o questa mancanza di considerazione a monte della possibile reazione del sistema all'evento eccezionale non è soltanto il fatto che poi il sistema in sé non trova degli strumenti che consentano il ritrovare un punto di equilibrio, che consentano la resilienza del sistema, ma poi arriviamo anche a deviazioni. Pensiamo all'Expo una volta, pensiamo all'ospedale della Fiera, all'ospedale in Fiera adesso, che sono praticamente un enorme impiego di risorse che forse sarebbero potute essere utilizzate in maniera diversa. Grazie. Dottor Pancani, non la sentiamo un attimo? Mi sentite? Sì, dicevo, grazie alla professoressa Gianni che mi permette di dire piccoli appunti disordinati rispetto alle sue riflessioni, no? Certo che c'è in questo paese da sempre una mancanza di visione strategica nei confronti del turismo. Peraltro lei giustamente sottolineava, il turismo è in capo alle regioni. Sappiamo che la sanità è in capo alle regioni e non è un caso che in questo momento ci sia tutta una discussione che cova sotto la cenere, che sarà ripresa dopo l'emergenza probabilmente, per capire forse se bisogna fare un tagliando ai rapporti tra Stato e Regioni, forse sì, forse no, sapete, i pareri sono molto diversi, e però insomma non è assolutamente secondario che appunto questi due comparti così importanti siano gestiti da 20 regioni poi alla fine. Ed è molto importante anche il fatto che lei sottolineava la mancanza di dialogo diretto con gli operatori, perché anche nei mezzi di comunicazione, no, turismo vuol dire alberghi e spiagge fondamentalmente, poi non è così e faceva bene a sottolinearlo. Ma proprio perché non c'è una visione strategica d'insieme, l'errore è proprio questo. Quello che mi consola, avendolo fatto per molti anni un po' come voce isolata in televisione soprattutto, che finalmente si torna a parlare di turismo e di sanità in maniera insomma prepotente, preponderante. Quindi speriamo che questa discussione serva non soltanto a riflettere ma a fare poi delle cose concrete. Ricordo peraltro, questo è un inciso e passo subito la parola al prossimo relatore, che il DL Rilancio nelle prossime ore dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ancora dopo gli annunci non c'è questo decreto, parliamoci in maniera molto chiara. Allora vado dalla professoressa Marcella Gola, anche lei insegna diritto amministrativo all'Università degli Studi di Bologna, che credo si soffermi in particolare sulla mancanza, alcune cose le aveva accennate la professoressa Gianni, sulla mancanza di un quadro regolatorio, no, di riferimento. Grazie, grazie molte, grazie in particolare a Loredana Gianni e Anna Rita Jacopino per questa bella occasione. Mi consento una battuta, poi inizio col mio discorso. Basta che il connubio tra turismo e sanità non porti a quel turismo sanitario che è tutta no. Un'altra cosa. No. Attenti. Okay. Comunque, partendo, se vogliamo anche da qui in realtà, noi ci stiamo accorgendo una volta in più del turismo perché non c'è, perché semplicemente ce ne accorgiamo, le nostre città sono cambiate, al di là naturalmente del profilo economico, dell'impatto economico che è evidente, su questo tornerò con serietà, però ormai il turismo rappresenta una componente, a volte anche fastidiosa, ma senz'altro di arricchimento delle nostre città.
Io consiglio che un documento interessante di questi giorni, e vi dico perché lo cito, è uno studio mirato dell'Istat, proprio intitolato Una stagione mancata, impatto del Covid-19 sul turismo. Piccola chiosa, stiamo parlando del Covid-19, siamo nel 2020, quindi già siamo in ritardo, quindi ci stiamo già mossi sicuramente in ritardo. Comunque, di questo documento non cito i numeri, che sono importanti e interessanti, ma non è il mio ruolo quello di commentarli, ma semplicemente la definizione, parto da qui, il glossario utilizzato, perché il problema di base, già emerso da quello che diceva la professoressa Gianni, è la mancanza di un punto di riferimento unitario, cioè intanto bisogna capire di cosa stiamo parlando. Ora, non c'è una soluzione, ma c'è uno spunto importante. Qui si dice semplicemente che il turismo è l'insieme delle attività e dei servizi riguardanti le persone che si spostano al di fuori del loro ambiente abituale. È semplicissimo, c'è tutto. È un sistema, sono attività, sono servizi, sono rivolte alle persone. Questo è il punto di base, tra l'altro, che ci fa capire qual è la vulnerabilità dell'approccio abituale del nostro legislatore al turismo. Il fatto di non considerarlo sistema, come un sistema, sicuramente ci ha provato. Questo è un difetto purtroppo che caratterizza la gran parte delle attività produttive nazionali, ecco, è uno dei nostri problemi, pensate ai distretti, alle vicende appunto dei distretti e ai tentativi di dare un sostegno giuridico. Sicuramente però la componente pubblica dovrebbe aver avuto più coraggio in questo caso. Non è riuscita attraverso l'individuazione dei sistemi turistici locali nella legge del 2001, non c'è riuscita attraverso l'individuazione dei circuiti nazionali di eccellenza attraverso il codice del 2011, e ci riprova ora, e pensate che ci prova tra l'altro appunto tornando da capo, cercando di riattivare un collegamento mai attivato in modo sufficiente con gli operatori, cioè che comprende tutti, si direbbe gli stakeholder, non mi piace questa espressione, comunque inseriamo anche giustamente gli operatori turistici, cercando di rivitalizzare quel comitato permanente di promozione del turismo in Italia. Già qui abbiamo un sovraffollamento, perché di promozione del turismo in Italia si deve occupare sicuramente l'ENIT. Abbiamo un'agenzia, una volta che abbiamo un'agenzia che si deve occupare di questo, perché non potenziamo, non diamo maggiori strumenti, non completiamo quel tipo di attività? Senza dubbio è interessante questo comitato, che peraltro non so quanti risultati abbia prodotto in passato, ma sicuramente è stato sospeso, è stato riattivato ora. Questo è uno dei primi problemi, dei primi profili che posso ricordare. Anche l'Unione Europea parla di numeri. Parlando del turismo, anche qui parla del sostegno per l'industria del turismo. È un'altra particolarità, l'ha già detto Loredana Gianni, non si può parlare di turismo al singolare, si deve parlare sicuramente di turismi al plurale. Primo, perché esistono tante tipologie di turismo che soddisfano domande, ancor prima che offerte diverse. Secondo, perché ci sono tanti regolatori più o meno attivi che danno una propria configurazione della materia. Questo senz'altro tornerò su questo profilo, perché poi a mio parere diventa importante. L'Unione Europea prevede insomma un sostegno tenendo conto della particolare situazione, e si sofferma sul fatto che 27 milioni di persone lavorano direttamente o indirettamente nel settore turistico nell'Unione Europea. Peraltro l'Italia dovrebbe essere quasi condannata per abuso di posizione dominante trattando di turismo, invece riesce sempre a essere in qualche modo marginalizzata, non si riesce a capire, o forse non si riesce a trovare, forse si riesce a capire, ma non si riesce a trovare lo strumento per diventare un pochino più effettivi. Ma anche in questo documento l'Unione Europea si sofferma in particolare sull'industria del turismo, sull'occupazione, che è un problema fondamentale, ma il profilo di maggiore interesse che attiva la sua attenzione, che, verso il quale si presuppone l'intervento, è quello che riguarda i trasporti. Quindi sceglie in particolare questo settore come settore di intervento e da sostenere. Ora, di azioni in materia di sostegno del turismo in ordine sparso ne troviamo diverse, alcune anche interessanti, perché sono prefigurate ad esempio nel documento della conferenza delle regioni del 23 aprile, dove per l'appunto si prevede un'azione specifica di sostegno alla domanda indirizzata per l'appunto alla previsione di azioni integrate a livello nazionale e internazionale attraverso l'ENIT, che allora fortunatamente ritorna in gioco in questo caso.
e ci sono una serie di proposte molto interessanti, anche qui rinvio alla lettura del documento perché in realtà vorrei spostare l'attenzione su altri profili di più, diciamo, di sistema di base sostanzialmente. La prima questione riguarda la collocazione del turismo che sembra essere una sorta di Cenerentola nel nostro panorama, nel senso che è tanto importante ma alla fine tutti la vogliono e nessuno la piglia, verrebbe da dire. È stata la prima e unica forma industriale espressamente, settorialmente prevista dalla nostra Costituzione. Quando il primo testo della Costituzione parlava di industria turistica alberghiera, quindi in quel momento probabilmente non si poteva immaginare uno sviluppo così rilevante della questione. Al tempo stesso è stata a lungo tempo un po' dimenticata, c'è stata una legge quadro sicuramente tardiva perché è stata negli anni 80, poi c'è stata la riforma della revisione della Costituzione del 2001 e la contestuale, quasi contraddittoria adozione di una legge quadro, poi si è tentata l'operazione del codice del turismo che poteva essere estremamente opportuna, ma anche lì si sono sicuramente sbagliati forse i tempi e i modi. Io avevo partecipato anche ai lavori di redazione di quel codice, indubbiamente si è cercato di agire, ma purtroppo la delega aveva indubbiamente una sua vulnerabilità che è stata immediatamente rilevata dalla Costituzione. Ma anche lì il turismo è diventato interessante per lo Stato una volta che si era dimenticato di inserirlo nella Costituzione tra le materie concorrenti. Perché il turismo, come ci dice, e qui cito un piccolo brano del parere che aveva rilasciato il Consiglio di Stato bocciando a suo tempo l'allocazione del turismo presso il Ministero delle Politiche Agricole, si diceva questo: il turismo non può essere visto come funzione ancillare di altre funzioni statali, siano esse quelle riguardanti i beni culturali, siano esse quelle riguardanti l'agricoltura, l'alimentazione e le foreste, ma semmai come legante di un coordinamento complesso tra tutte le forme di presentazione e di produzione del territorio italiano nella loro potenzialità di fruizione turistica. Era peraltro anche lungimirante, perché evidentemente il problema non era tanto dove sistemarlo, ma fargli perdere quella connotazione di, appunto, sintesi di una serie di cose che devono dialogare insieme. L'abbiamo già visto in mille occasioni. Non possiamo parlare di turismo se poi la gente non riesce ad arrivare qui. Bisogna lavorare sulle infrastrutture, bisogna fare queste cose. Segnali di questo tipo nella legislazione emergenziale, nella normativa, perdonatemi, emergenziale, non ci sono. E la cosa è tanto più curiosa perché se leggiamo il DEF, che è di questo stesso periodo, ci accorgiamo che in realtà, adesso se riesco a trovare qui sommersa dalle carte il riferimento, ma per l'appunto c'è un riferimento preciso per appunto investimenti destinati al turismo qualificato, cioè turismo chiamato sostenibile per l'appunto. E qui entra la parolina magica. Vediamo di qualificarlo questo turismo. Vediamo di far sì che per l'appunto chi viene a fare il turista in Italia sappia effettivamente cosa acquista. Risolviamo, lo ricordava prima Loredana Gianni, quello che sembra un problema piccolo, ma in realtà è un problema enorme perché è l'immagine paese che entra in gioco. Risolviamo il problema delle stelle che non sono attribuite perché piovono dal cielo, ma perché corrispondono a degli standard che devono essere seriamente predeterminati con la prioritaria responsabilizzazione degli stessi operatori di settore. Questa è una piccola cosa. Agiamo sul settore delle infrastrutture. Ora, leggendo questi documenti, peraltro confermo anch'io per quelle che sono le mie conoscenze, il famoso decreto rilancio non è in Gazzetta Ufficiale perché la Ragioneria dello Stato non ha ancora risolto tutte le questioni. Dato il via libera, sì. E non è piccola cosa, insomma. E qui, perdonate, un'ultima piccola cosa, se il turismo, ne vorrei dire tante ma ho preso fin troppo tempo, se il turismo è sicuramente un settore di mercato, perché questa è la caratteristica che non è posta in discussione né ha altre, ma questa è, il mercato vuole certezze, vuole stabilità. Allora, tra le altre cose, se ne è parlato tanto, al di là dei discorsi che sembrano per addetti ai lavori, legati alla natura giuridica, all'estensione del DPCM, eccetera, ma è com'è possibile dare fiducia a un settore di mercato dove vengono comunicate azioni prima ancora che siano decise nelle sedi istituzionali, prima ancora che diventino vincolanti? Come si fa a introdurre delle disposizioni che si dichiarano per necessità derogatorie di un sistema e poi in effetti lasciare
a momenti successivi, la definizione, il perfezionamento, ma è tutto un sistema basato su regole, su rimandi a norme tecniche. Chi le fa queste norme tecniche? Abbiamo una pluralità di organismi tecnici che devono dare le loro valutazioni in questo momento. Abbiamo visto che c'è stato attualmente, lo ricordava prima appunto Loredana, il passaggio alla, il passaggio alle regioni, le quali potranno, a differenza di pochi giorni fa, modificare in senso non solo restrittivo ma anche ampliativo le disposizioni poste dallo Stato sulla base della situazione epidemiologica riscontrata. Ma da chi? E qui c'è il famoso intreccio con, la, questo, con il discorso sanitario. Io, a differenza della collega Gianni, vedo invece in modo positivo, l'unica norma che mi piace perché guarda il futuro, a parte tutti questi tamponi, per carità assolutamente necessari per sostenere un momento di crisi di liquidità, e su ciascuno di questi si potrebbe svolgere qualche considerazione positiva e negativa. Ma questo riferimento a risorse da destinare alla riqualificazione, all'acquisto, la gran parte dei nostri alberghi è in affitto, in locazione, e questo ha portato a situazioni che sembrano anche paradossali, cioè al rinvio dell'adeguamento delle norme antincendio perché i locatari non potevano, non volevano, non erano d'accordo con i proprietari sul riparto delle spese necessarie o quant'altro. Tutti questi profili vanno visti. C'è il problema del ricambio generazionale, che senza dubbio è un problema che attraversa tutto il sistema imprenditoriale nazionale. Queste cose devono essere prese in considerazione. Questo è un piccolo passaggio, bisognerà poi capire qual è il rapporto tra queste norme, diciamo, di settore e quelle invece riconosciute in generale per la riqualificazione del, diciamo, urbanistica, per essere veloce e qualcosa. Non dico altro, anche se la voglia di dire tanto, tante altre cose c'è, cioè, sicuramente già per noi addetti ai lavori, ad esempio, distinguere un decreto, qui si parla di decreti, ma tra un decreto legge, un DPCM, un decreto ministeriale, un DPR c'è una bella differenza, quindi anche questo, prima di fare un investimento da operatore economico vorrei avere quel minimo di garanzie e di certezza, perché se lo devo fare sulla base di un DPCM che dovrà essere integrato da norme tecniche poste su più livelli, sulla base di un decreto legge che magari non sarà convertito, ma insomma cosa devo fare io da qui al 3 giugno? La mia battuta finale è questa, condivido perfettamente l'idea e la visione della necessità di creatività, e io mi auguro che questo periodo non cercato, e sicuramente non voglio vedere il lato positivo della cosa, però sia inteso non come chiuso per malattia, ma chiuso per lavori. Spero che da qui ci sia la molla per fare qualcosa di positivo, per risolvere un po' di tanti problemi che siamo abituati a tenere sulla scrivania. Grazie. Grazie, grazie professoressa Gola, anche lei ci ha fornito un sacco di spunti. Peraltro pensavo, l'ha citato en passant, pensavo a tutta la questione che riguardano i trasporti e le infrastrutture, ancora prima dell'emergenza Covid, il problema delle infrastrutture era un problema sollevato sempre dagli operatori del turismo, non soltanto gli albergatori, che è un problema gigantesco per il nostro paese. Questa sarebbe l'occasione per pensare in maniera attiva, no? Diciamo ottimistica, in qualche modo sarebbe l'occasione proprio per mettere mano ai tanti cantieri mai aperti, cantieri che si sono interrotti, insomma quelle opere infrastrutturali di cui il paese ha bisogno, indipendentemente da come ognuno di noi la pensi poi politicamente. E poi c'è il problema dei trasporti, perché sappiamo anche la crisi nerissima sia delle compagnie aeree sia degli armatori, no? C'è un problema anche questo molto grande che riguarda due vettori, diciamo, decisivi, cruciali per quanto riguarda il turismo. Allora vado dal professor Ruggero Di Pace, anche lui insegna diritto amministrativo all'Università degli Studi del Molise, e che credo, al di là delle sue riflessioni generali, si soffermerà sulla potenzialità delle aree interne, no, per lo sviluppo del turismo, già richiamate dalla professoressa Gianni. Prego. Assolutamente, grazie, ringrazio l'Università Europea, ringrazio in particolare la professoressa Gianni per questa bella occasione di incontro. Noi facciamo parte di un gruppo di ricerca abbastanza consolidato, quindi che studia da parecchio tempo anche queste tematiche, e questa è sicuramente un'occasione di incontro molto, molto importante. E peraltro, insomma, il convegno parla di certezze delle regole, stiamo anche affrontando il tema di un decreto legge, come diceva giustamente anche il nostro presidente, che è stato annunciato ma non è ancora stato
ma non è ancora stato pubblicato, quindi vedremo. Un decreto legge peraltro che dal punto di vista del turismo mi sembra che giustamente, come diceva anche la professoressa Gola, prevede molte norme tampone che sono assolutamente necessarie in questo momento di, in questo momento di crisi, e poche norme che io definirei strutturali. Ecco, una è stata citata prima sul fondo per la promozione degli immobili, l'altra è il fondo per la promozione turistica, un fondo da 20 miliardi. Ecco, in particolare leggendo queste norme però ovviamente ci accorgiamo che queste misure hanno bisogno di ulteriori decreti per essere attuati. Quindi questo è un punto fondamentale a livello generale, cioè ciò che si deve pretendere, oltre a mettere in campo misure economiche molto importanti, è quello di una tempestiva ed efficace attuazione di queste misure. E qui ci sono dei fattori che purtroppo impediscono la tempestiva attuazione di queste misure. Mi limito ad indicarne tre: una tecnica legislativa confusa e farraginosa, abbiamo parlato di un decreto legge di più di 400 pagine che rende difficile anche delle interpretazioni delle norme. Facciamo riferimento alla esilarante, ahimè, se non tragicomica, vicenda dei congiunti, dell'interpretazione sui congiunti. La necessità di numerosi atti amministrativi per disciplinare la fase attuativa, bisogna fare il calcolo di quante centinaia di documenti servono per arrivare ad ottenere il contributo. L'eccessiva frammentazione delle competenze, molti passaggi per arrivare all'erogazione dei fondi. Quindi da questo punto di vista, e mi fermo con le considerazioni di carattere generale, mai come in questo momento la semplificazione amministrativa si pone come un tema centrale per il nostro paese, perché in questo momento ha un impatto reale sulla vita, e dico proprio vita, dei cittadini che aspettano appunto l'erogazione di questi fondi. Venendo al tema delle aree interne, l'impatto dell'emergenza sanitaria sul turismo può addirittura essere ancora più devastante se si volge lo sguardo alle aree interne, cioè le aree interne sono quei luoghi che sono stati spesso marginalizzati dai processi di urbanizzazione e di industrializzazione, che sono caratterizzati da un forte spopolamento, cioè si tratta di quelle aree significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali, l'istruzione, la salute, ecco, la sanità abbiamo detto che è uno dei punti fondamentali, la mobilità, ma nel contempo queste aree sono ricche di importanti risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per la loro natura. E rispetto all'intero territorio nazionale, stando ad alcuni dati del Dipartimento della Coesione, le aree con riferimento al turismo, le aree classificate come interne, ospitano il 53% delle strutture ricettive, il 49% dei posti letto con elevata presenza di aziende agrituristiche e residenze rurali, e quasi ovviamente la totalità di rifugi e di strutture di montagna. Ecco, in queste aree il turismo può rappresentare una delle principali fonti di sviluppo che rischia di inaridirsi. Allora a questo punto ci troviamo di fronte a un bivio. Perché ci troviamo di fronte a un bivio? Perché in questi giorni noi stiamo assistendo alla discussione sulla riprogettazione del nostro modus vivendi, che potrebbe anche comprendere la fuga dai grandi centri abitati che possono rappresentare fonti di contagio. Si parla di distanziamento sociale, in alcuni casi si è arrivata ad affermare una cosa che è un po' triste, la diluizione della vita, della nostra vita sociale. Sicuramente ancora troppo prematuro affermare che tale fattore comporta una fuga dai centri urbani. Sicuramente però questo fattore può influenzare il modo di fruire il turismo e quindi le mete turistiche. È innegabile purtroppo che almeno nel breve e nel medio periodo le grandi mete turistiche soffriranno proprio per la paura che esse
e possano contribuire alla diffusione di fenomeni pandemici. Dobbiamo essere molto chiari, noi stiamo discutendo del distanziamento tra tavoli, tavolini, ombrelloni, ma qui l'elemento psicologico sarà il grande protagonista della ripresa. E in questo contesto di possibile sfiducia per le grandi mete turistiche possono giocare un ruolo non indifferente le aree interne, cioè la loro ricchezza di risorse naturali e culturali e la loro collocazione decentrata può rappresentare un'arma fondamentale di sviluppo di queste aree. Ciò sia che ci si riferisca al turismo di prossimità, che ahimè sarà uno dei fattori fondamentali in questa, diciamo, della fruizione del turismo in questa ripresa, ma anche con riferimento al turismo più strutturato, con componente anche estera, che deve assolutamente essere recuperato. La domanda quindi da porsi è se noi siamo pronti e con quali mezzi possiamo accogliere questa opportunità. Avevamo prima affermato che ci sono poche norme strutturali nel decreto rilancio in via generale. Non ho rilevato nessuna norma specificamente dedicata alle aree interne. E invece occorre, come diceva prima sia la professoressa Gianni sia la professoressa Gola, occorre rilevare che la chiave di volta risiede in una corretta programmazione degli interventi. Da questo punto di vista, diciamo che possiamo osservare che nell'ambito delle aree interne noi non siamo assolutamente all'anno zero, nel senso che dal punto di vista della programmazione degli interventi noi abbiamo una strategia nazionale delle aree interne che, a dire la verità, è una strategia di carattere globale che non si occupa specificamente del turismo, ma che ha l'obiettivo di liberare il potenziale di sviluppo agendo sia sull'offerta dei servizi alla popolazione e creando, e quindi sia sulla creazione delle precondizioni per uno sviluppo di queste aree che sono state spopolate. Ed è interessante osservare che questa strategia ha un approccio, differente dall'approccio tradizionale, cioè dalle tradizionali politiche per i soggetti, cioè non sussidi a pioggia, ma politiche per contesti, cioè creare le precondizioni per uno sviluppo adeguato dal territorio. Quindi a livello nazionale si pongono le basi per queste linee di sviluppo. Poi ovviamente qui il tema centrale sta la progettualità delle regioni e dei singoli enti locali, individuare appunto interventi che siano capaci di essere finanziati. Ed è questo secondo me uno degli snodi fondamentali. Peraltro, oltre alla strategia nazionale delle aree interne, noi abbiamo avuto nel 2017 una norma che diciamo va nell'ottica di quella che io ho definito altre volte la rigenerazione del territorio, cioè la legge sui piccoli comuni, con un piano nazionale appunto per la riqualificazione dei piccoli comuni, e infine il recente piano per il Sud, che ha incrementato dal punto di vista finanziario e la strategia nazionale delle aree interne. Ecco, con, diciamo, prendendo in considerazione tutte queste misure, i dati che io ho potuto analizzare affermano che con riferimento alle aree interne per il periodo dal 2015 al 2023 sono in campo 481 milioni di euro. E adesso a questo punto ovviamente questi sono interventi che hanno ovviamente una caduta immediata sul settore del turismo. A questo punto deve entrare in gioco la capacità di programmazione e di pianificazione delle regioni, come dicevo, e dei comuni. Ecco perché questi investimenti, questi soldi che sono stati stanziati, abbiano effetto positivo. Occorre una programmazione che sia in grado di
individuare gli interventi declinandoli sulla base delle diverse specificità territoriali. Quindi una classificazione delle aree interne sulla base delle tipologie delle risorse su cui si vuole intervenire, cioè risorse naturali, risorse culturali, risorse umane e delle strategie da perseguire. Per esempio, tale classificazione, ci sono stati studi in merito, può avvenire attraverso l'individuazione di una serie di indicatori come l'incidenza delle aree protette, le percentuali di imprese produttrici di prodotti DOP o di prodotti IGP, il numero dei siti culturali pubblici presenti, pubblici e privati presenti, il numero di visitatori dei siti culturali. E quindi da questo punto di vista si può arrivare ad una classificazione delle aree interne con riferimento alla loro vocazione, per esempio in aree naturali, aree culturali, aree a forte vocazione enogastronomica e poi ovviamente ci possono essere le aree meno turistiche che non sono destinatarie di questi specifici interventi sul turismo. È chiaro che poi occorre creare le precondizioni per fare in modo che questi investimenti siano assolutamente funzionali. Mi riferisco per esempio a quattro direttrici fondamentali. Dicevamo ieri, le infrastrutture. Questi luoghi devono essere dotati di infrastrutture capaci di far arrivare in modo agevole la popolazione, ma all'interno di questi luoghi anche investimenti sulla cosiddetta mobilità lenta, che permette all'interno delle aree interne di fruire dei vari siti. Penso alla valorizzazione delle ferrovie, dei tratti ferroviari storici. Ovviamente fondamentale è programmare la formazione di competenze e di professionalità ad elevata specializzazione in grado di far aumentare la qualità dei servizi turistici offerti nel territorio. La ricettività, per esempio, il discorso del distanziamento sociale può favorire tutta una serie di strutture come le strutture relative agli alberghi diffusi, che sono molto presenti nelle aree di cui stiamo parlando. E infine, non meno fondamentale, superare il fossato della carenza infrastrutturale digitale per creare, e su questo ci sono già delle strategie a livello comunitario, anche a livello nazionale, i cosiddetti borghi intelligenti. Ormai si parla tanto delle smart cities, però ecco, c'è tutta questa linea di sviluppo che sta emergendo che riguarda i comuni intelligenti. Ho letto per esempio adesso che si stanno iniziando a creare progetti su tecnologie non basate sulla fibra, ma basate sulle onde radio che possono essere funzionali, a raggiungere questi siti. Quindi mi sembra che queste siano le chiavi per poter tentare di vincere la sfida, al dire il vero, titanica che si pone in questo periodo, sfruttando quel piccolo vantaggio competitivo che le aree interne sembrano avere, ossia quello anche di trasmettere una sensazione di sicurezza per il turismo. Grazie, grazie per l'attenzione. Non si sente. Non lo so, ecco qui. Eccoci. E adesso mi sentite? No, forse c'era stato un problema sull'audio. La ringrazio anche per la sua riflessione, che ci introduce direttamente adesso alla relazione della professoressa Iacovone, perché lei diceva giustamente, ci ha fatto capire l'importanza delle aree interne alla luce del fatto che le città d'arte, per esempio, penso a quelle proprio per il distanziamento sociale, per la preoccupazione generalizzata, no? Non soltanto dei cittadini italiani, in questo caso il mondo, città d'arte vivranno un periodo particolare. Volevo aggiungere una cosa importante, credo, ma questo ce lo spiegherà la professoressa Iacovone, perché anche qui, prima dell'emergenza coronavirus, il problema che riguarda i centri urbani, i centri storici, soprattutto delle città d'arte, era un problema gigantesco, no? Con le vacanze, gli affitti brevi, e allora palazzi interi trasformati in posti per vacanze mordi e fuggi a prezzi
ovviamente favorevoli, no, per molti turisti. Questo che cosa voleva dire? Voleva dire che nei centri storici è venuto a mancare, viene sempre più a mancare con la chiusura anche di tante botteghe artigiane, una sorta di controllo, di coesione, di cordone sociale che è molto importante, cioè forse sulla desertificazione dei centri urbani bisognava già interrogarsi molto prima di questo benedetto virus, ma insomma prende una direzione che porta da altre parti. Allora io a questo punto invece invito la professoressa Iacovone al suo intervento, anche perché credo che lei si focalizzerà proprio, no, sui centri urbani e i centri storici in particolare. Prego. Grazie, io devo innanzitutto, spero si senta. Sì. Devo innanzitutto ringraziare l'Università Europea, in particolare Loredana Gianni, per avermi invitata a offrire un contributo a questa iniziativa così interessante. Prima però di entrare nel merito del mio tema, che è appunto quello relativo al rapporto tra turismo e paesaggio urbano, quindi città, non posso non cogliere l'occasione e ringraziare Ruggero Di Pace per aver introdotto, anche aver fatto riferimento a un tema fondamentale che è quello della mobilità. E su questo devo dire, devo confermare l'esistenza di questo bel gruppo di ricerca così coeso, che riesce comunque sempre, con il supporto devo dire della casa editrice Editoriale Scientifica, riesce sempre ad anticipare una serie di temi. 2 anni fa il volume sull'emergenza e sul rischio, in cui emergono appunto una serie di tematiche che oggi ci troviamo ad affrontare ed sono sotto gli occhi di tutti, e poi i 2 volumi, questo ponderoso lavoro sulle infrastrutture e sui trasporti, in cui vengono appunto messe in evidenza tutta una serie di nodi critici relativi alla pianificazione, alla programmazione in relazione alla sostenibilità ambientale, in relazione anche alle aree interne, che sono fondamentali. Si è già detto, entro adesso nel vivo appunto del mio intervento, incertezza delle regole. E purtroppo devo dire che questo decreto rilancio, che sembra quasi una partita a poker ed è sintomatico, questo decreto rilancio purtroppo sulla certezza delle regole ha un respiro piuttosto corto, perché appunto non riusciamo a capire, cioè certezza delle regole significa che i suoi destinatari, cioè sia quelli intermedi, quindi le pubbliche amministrazioni, sia quelli finali, cioè chi deve applicare, chi deve fruire delle regole, deve essere messo nelle condizioni di orientare i propri comportamenti in funzione di esiti che sono ben delineati. E qui purtroppo esiti, orizzonti, prospettive ben delineate, purtroppo non ce n'è. Per questo penso che davvero il respiro sia piuttosto corto, e soprattutto con riguardo al rapporto tra turismo e paesaggio urbano. Io ho letto, credo con attenzione, il decreto rilancio nella speranza di trovare ciò che avrei voluto, cioè una prospettiva per uscire dall'emergenza. Anche nel comparto del turismo, che, come è stato detto ed è sotto gli occhi di tutti, ha condizionato molto in positivo la nostra economia, soprattutto sotto il profilo occupazionale, in un momento in cui il problema dell'occupazione è un problema fortemente sentito. Ma è indubbio, è indubbio che ha ingenerato anche delle importanti disfunzioni, come diceva il nostro moderatore, tra cui per esempio proprio la espulsione di vecchi e anche nuovi residenti, pensiamo agli studenti universitari. Ma questo è accaduto non soltanto nelle città mito, nelle grandi città mito, ma anche nei piccoli centri cittadini. Io penso a Matera per la Basilicata, dove io insegno. E ora a me pare che queste disfunzioni stanno ora operando in modo uguale e contrario.
non più di tre mesi fa si diceva Venezia sta morendo sotto il peso anche fisico dei troppi turisti. Oggi, anzi ieri veramente, su Repubblica si legge Venezia muore perché non ci sono più turisti. E questo è, a mio avviso, il prezzo di una sorta di monocultura turistica. Io non sono un economista, ma mi pare che questi effetti negativi stiano investendo un po' tutte le città italiane. E di fronte a questa evidenza, la risposta del governo è sintomatica, ancora una volta, di una visione piuttosto parziale, che non si accorda proprio con l'obiettivo, come dire, di un sistema riflessivo volto a degli sviluppi duraturi. Ed è per questo che penso, ma lo pensavo anche prima, perché come diceva giustamente il nostro moderatore, questi erano temi sul tavolo già da prima del coronavirus. E comunque, appunto, queste riflessioni, cioè sulla base di riflessioni anche un po' più antiche, io credo che ci sia bisogno oggi più che mai di interventi normativi sul turismo che siano in grado di, come dire, di essere strategicamente e consapevolmente selettivi, nel senso che diano delle regole chiare in grado di discernere quelle che sono le prospettive e le opportunità di breve periodo e gli impatti più a lungo raggio, che non per questo sono meritevoli, non sono meritevoli di certezze, anzi forse lo sono ancora di più. E questo è un momento importante, lo abbiamo detto, lo hanno detto tutti, al di là della retorica pubblicitaria, dopo saremo tutti più buoni, saremo tutti migliori, andrà tutto bene, ma invece questo è veramente il momento delle scelte su cosa vogliamo diventare, proprio sulla base delle esperienze maturate e sulla base della, cioè che non fanno altro che confermare quelle fragilità, quelle criticità che in tanti avevano già messo in evidenza prima del coronavirus. Il tema, diciamo, coinvolge non soltanto appunto il profilo del rapporto tra tutela e valorizzazione delle aree pubbliche, dei centri storici e le attività prevalentemente commerciali che si svolgono su queste aree, ma soprattutto quello dell'uso sostenibile dello spazio e il grado di vivibilità delle comunità insediate e anche dei cittadini temporanei. Quindi occorre trovare delle forme di conciliazione di aspettative e di interessi di natura diversa. I fenomeni che si intrecciano sullo spazio fisico sono molto articolati, sono complessi, sono tanti. E quindi occorre fare una riflessione seria sulla relazione intercorrente tra economia turistica, commercio, trasformazione delle aree urbane, che deve tener presenti la eterogeneità e la pluralità delle istanze che sono connesse al territorio. E questo significa, a mio avviso, al territorio nazionale, direi. E questo significa, secondo me, ragionare per sistemi. Invece io l'unica norma strategica che ho visto, che ho trovato, riguardante appunto le trasformazioni territoriali vagamente evocative di riqualificazione, perché non si parla di riqualificazione, ma si parla di ristrutturazione, di valorizzazione, che, come dire, che può avere un obiettivo anche differente dalla riqualificazione, è quella già citata sia da Loredana Giani che da Marcella Gola sul fondo turismo. E quindi, diciamo, molto semplicemente significa affidamento del patrimonio immobiliare a società di investimento e a società di gestione per ristrutturare e valorizzare questi immobili destinati ad attività turistico-ricettive. E qui ci sono due questioni, le pongo così e poi chiudo subito. Innanzitutto la concentrazione, come diceva Loredana, sulle grandi attività turistico-ricettive, e poi sembra che il turismo sia solo attività turistico-ricettive. Diciamo che questa strategia, se vogliamo chiamarla così, è ancora dominata da una logica abbastanza parziale. La seconda questione, chiudo veramente, che è strettamente connessa alla prima,
è appunto l'affidamento del nostro patrimonio identità immobiliare identitario a società di investimento e gestione, che significa che questa tipologia di soggetti economici sarà protagonista della formazione, delle relative traduzioni. Dicevo, saranno questi grossi soggetti economici i protagonisti anche dell'attuazione dell'agenda turistica del nostro paese, se ce ne sarà una, immettendo attraverso logiche di investimenti, di reinvestimento di beni, il patrimonio immobiliare in queste filiere di transazione e valorizzazione speculativa. Ora, la mia non è una presa di posizione, voglio dirlo, non è una presa di posizione ideologica, ma è dettata invece da un timore, dal timore che immettere questi paesaggi urbani, speriamo di poter, tanto sto chiudendo, quindi dicevo, il timore appunto è quello che immettere i nostri paesaggi urbani, non soltanto ma i grandi centri storici, ma anche proprio le aree interne, diciamo nelle borse globali dei flussi turistici, possa contribuire a far diventare i nostri centri storici, anche i piccoli borghi, dei nuovi non luoghi dedicati allo sfruttamento parassitario di straordinari patrimoni, di simboli, di memorie, con cui le nostre città continuano ad essere attrattive, anziché cogliere questa occasione per rivedere il rapporto tra turismo e qualità della vita di tutti. Grazie, io ho finito con tutte queste, diciamo così, interferenze. Spero che mi abbiate sentito. Se mi riaccendete, ecco, mi sentite. Ecco, mi dispiace per queste interferenze, c'è sempre qualche idiota che si innesta e quindi purtroppo questo è il destino di dover fare questo tipo di riflessioni, di confronti così interessanti e pieni di suggestioni sulla rete. Purtroppo gli idioti ci sono sempre. Adesso ecco, non vedo, non ho più la visione, ma credo, insomma, vado avanti perché finita questa prima parte apriamo la seconda sessione, diciamo, con gli operatori del turismo per parlare appunto di sviluppo sostenibile alla luce appunto di tutto quello che è successo e che l'emergenza coronavirus ha portato, e anche quali sono i modelli di business, quali saranno in questa fase, una fase transitoria, una seconda fase probabilmente. E non so se è già collegato con noi il presidente dell'ENIT, l'Agenzia per il Turismo, Palmucci, che però non vedo e non sento. Palmucci? Vediamo. C'è Palmucci? Pronto? Sì, ci sono, mi stavano connettendo. No, purtroppo abbiamo avuto anche dei disturbatori, quindi... Sì, sì, li vedo anche, proprio molto fini. Ecco, insomma, lei credo che abbia seguito anche, no, queste prime relazioni. Assolutamente, queste prime, sì. Ecco, allora, vediamo con lei... di andare a un altro dei punti cruciali, no? Di tutta questa discussione che stiamo facendo sul turismo, legata a questa proprio alla congiuntura stretta, perché mi pare che l'Unione Europea... Palmucci? Sì, sì, scusi, ma... No, cioè... lo so, è difficile operare in queste condizioni. No, senta, io volevo dire questa cosa, per la riapertura delle frontiere, che è così importante, del flusso turistico, questo lo capisce anche un bambino, ci vuole un approccio, è stato detto dall'Europa, coordinato, proporzionato, no? Quello che però sembra delinearsi, e il ministro Franceschini l'ha spiegato molto bene, è la possibilità di corridoi, di accordi bilaterali, trilaterali, insomma, di chi vuole fare concorrenza, soprattutto al nostro paese, sul turismo. Allora io quello che le chiedo come Agenzia per il Turismo, come ENIT, no? Come vi state predisponendo e cosa pensate anche di quelle che potrebbero diventare delle minacce vere e proprie per i nostri flussi turistici? Certo, grazie. Intanto ho ascoltato con molta attenzione le relazioni. Per quanto riguarda il discorso appunto delle riaperture, soprattutto del turismo estero, effettivamente ci sono stati questi accordi o comunque presunti accordi bilaterali tipo tra la Repubblica Ceca e la Croazia, cioè che a mio avviso siano comunque un approccio sbagliato, perché giustamente... Palmucci, scusi. Eccomi.
Aspetti, riprendiamo dalla parte in cui diceva appunto, stava parlando di ci vuole un approccio da parte dell'Europa comune, ci stava spiegando lì, alcuni paesi hanno avuto già questa tentazione, mettiamola così, e da lì può riprendere se ce la facciamo. Ecco, infatti, cioè la cosa è che effettivamente ci rendiamo conto che ci sono anche alcuni paesi che hanno una situazione anche peggiore della nostra, nel senso che noi come Italia abbiamo circa un 50% di turisti italiani e un 50% di turisti internazionali. Mi rendo conto e ci rendiamo conto che paesi come la Grecia, come la Croazia, sono paesi nei quali il turismo domestico è inesistente, per cui hanno lavorato forse in maniera anche un po' troppo aggressiva per cercare di salvare un minimo un'estate che sarà sicuramente comunque un'estate terribile. Quindi io ritengo che, visto che facciamo parte dell'Unione Europea, comunque è l'Unione Europea che dovrebbe fare in maniera tale da permettere che almeno all'interno dei paesi Schengen ci siano delle regole identiche. Poi dopo, nel rispetto di quelle che sono delle misure sanitarie e di quello che è la diffusione del contagio, però non è normale che poi ci si permetta dei cosiddetti corridoi che evitano i famosi 14 giorni di quarantena, e quindi questo sarebbe comunque anche poco solidale, soprattutto nei confronti di un paese come il nostro, che all'inizio è stato considerato anche l'untore, perché ricordate che a fine febbraio l'Italia era il paese che veniva considerato come quello che stava facendo diffondere il contagio in Europa, mentre invece nella realtà dei fatti l'Italia era quella che ha detto la verità, mentre altri paesi hanno tenuto praticamente segreto quello che stava succedendo anche da loro, anche perché noi avevamo chiuso i voli diretti dalla Cina verso l'Italia, però gli aerei dalla Cina arrivavano a Francoforte, arrivavano ad Amsterdam, arrivavano a Dubai e poi comunque arrivavano anche in Italia. Quindi cioè, fondamentalmente adesso ci si aspetta, quindi al di là di tutto il nostro ministro ha avuto vari colloqui a livello di Unione Europea con il commissario Breton, ma anche allo stesso tempo con alcuni dei paesi, soprattutto con la Germania, che è il paese dal quale provengono il numero maggiore di turisti in Italia, circa il 30% dei turisti stranieri vengono dalla Germania. Quindi la cosa importante adesso è che se anche il ministro tedesco ha dichiarato che sarebbe meglio avere un approccio europeo, quello che stanno facendo il Ministero degli Esteri insieme con il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo è comunque di dialogare con questi paesi dell'Unione Europea. Però, insomma, ripeto, sarebbe preferibile che ci fosse un approccio che non sia paese da paese, perché altrimenti, ripeto, sarebbe un approccio, a mio avviso, che guarda poco al futuro. Lei mi ha chiesto poi che cosa stiamo facendo come Enit. Noi come Enit, ho sentito anche quello che ha detto la professoressa Gola, cioè noi come Enit abbiamo ovviamente bloccato quello che era il nostro piano 2020. Noi, dopo due anni straordinari, avevamo previsto un piano 2020 molto ricco di attività e che tra l'altro era collegato, purtroppo è capitato l'anno sbagliato, con l'anno del turismo e della cultura Italia-Cina, che sicuramente verrà prolungato. Quindi abbiamo rivisto e stiamo praticamente finalizzando quello che è un piano 2020 che prevede sia un sostegno a quelle che sono le azioni delle regioni per quanto riguarda il turismo domestico, perché vi ricordo che ai sensi del titolo quinto della Costituzione il turismo è delegato alle regioni, quindi noi cerchiamo di fare da catalizzatori. Quindi oltre a questo stiamo lavorando per un turismo di prossimità nel senso europeo, quindi lavoriamo per azioni che potranno permettere di comunque riprendere i flussi una volta riaperti i confini con i paesi dell'Europa per andare poi oltreoceano. Stamattina ero anche al telefono con l'ambasciatore italiano in Giappone, con il quale stiamo già guardando a quello che sarà l'autunno e quello che sarà l'anno prossimo. Quello che vogliamo fare è abbiamo lanciato settimana scorsa una specie di bollettino, che in realtà è un cruscotto di crisis management, nel quale mettere a disposizione attraverso i nostri 28 uffici all'estero, che sono tutti aperti anche se in smart working, a mettere a disposizione degli operatori, delle regioni, delle associazioni di categoria, quelli che sono dei dati che possano servire poi per prendere delle decisioni in funzione di quella che è l'evoluzione. La cosa che penso, l'ultima cosa che dico è che
un aspetto molto importante è che per sentire il polso della situazione noi facciamo anche un'analisi di quello che è il sentiment all'estero in Italia, ma soprattutto all'estero nei confronti dell'Italia. E nell'arco dell'ultimo mese e mezzo, più o meno dal 15 di marzo fino al 30 di aprile, abbiamo raccolto più di 600.000 menzioni di Italia Travel, e tra 30.000 a livello social, a livello web e 570.000 a livello social, in cui il sentimento che all'estero si ha nei confronti dell'Italia è comunque un sentimento nella gran maggioranza dei casi molto positivo e di vicinanza, anche magari di empatica tristezza, ma nella quale si vede la volontà e il desiderio di poter ritornare a visitare quello che è il paese più bello del mondo. Poi ovviamente è chiaro che questo ci permette soprattutto di superare quello che dicevo prima, quell'immagine di untore, e poter noi come Enit promuovere il paese, che deve essere un paese che deve sempre suscitare emozioni, deve essere quello che continua ad essere il paese al quale i turisti di tutto il mondo vogliono visitare o vogliono tornare a visitare, con un concetto di sicurezza, sempre evitando che diventi una vacanza ospedaliera. Cioè bisogna riuscire a contemperare il fatto di poter avere nella vacanza, nel viaggio, quelle emozioni che sappiamo suscitare, che il nostro patrimonio artistico, culturale, naturale sa suscitare, ma con un senso di sicurezza, perché giustamente quando uno viaggia vuole anche non essere preoccupato di ammalarsi. Quindi diciamo che questo è tutto quello che stiamo cercando di fare. Presidente, due battute al volo prima di cedere la parola al prossimo intervento. A proposito dell'immagine dell'Italia, state pensando a una campagna di comunicazione? Assolutamente sì. Quindi noi stiamo lavorando su una campagna, intanto su una campagna di tipo domestico, quindi sul mercato nazionale, per suscitare comunque quella che è la domanda sul mercato nazionale, ma è di supporto a quello che stanno facendo le regioni e che già hanno iniziato a fare. Da un punto di vista invece dei mercati internazionali, stiamo lavorando proprio, c'è stato anche un consiglio federale settimana scorsa con i rappresentanti di tutte le regioni per lavorare insieme e promuovere la destinazione Italia con una grande campagna che sarà molto ovviamente digitale, ma che sarà presentata nell'arco delle prossime settimane. Siccome le regioni fanno parte, diciamo, di Enit, faccio un'ultima domanda molto rapida. Eviteremo, quando si riapriranno le frontiere tra regioni, che qualche regione pensi a test sierologici piuttosto che a quarantene per chi viene da un'altra regione? Questo io non posso dirle, che non, no, come, certo. Come Enit lo auspico. Il problema è che ad esempio in questi giorni sembra che la regione Sardegna invece... Certo. Abbia dato delle indicazioni in tal senso. Io mi auguro che invece questo non avvenga, anche perché se ci facciamo anche all'interno dell'Italia, rendiamo difficili gli spostamenti tra una regione e l'altra, allora insomma ci facciamo male da soli. Grazie anche per la sua chiarezza. Allora io adesso do la parola a Cristiana Storti, che è dirigente dell'Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio, no? Credo. Vediamo se c'è la dottoressa Storti. C'è? No, forse non c'è. Sì, ci sono. Ah, scusi, perché io non la sento ma non la vedo adesso. Sto cercando di attivare il video. Eccola, vede, è stato più facile. Buongiorno. Buongiorno. Allora, parlavamo delle strategie nazionali, no? Per quanto riguarda l'Enit, invece la Regione Lazio che sta mettendo in campo, insomma, per questo settore, dicevamo all'inizio, che soffre ovviamente moltissimo, e magari anche un riferimento alle aree interne di cui abbiamo parlato, che forse sono in questo momento un'alternativa alle grandi città d'arte anche, no? Sappiamo poi nel Lazio che Roma fa la parte da leone da sempre. Prego. Benissimo, buongiorno. Intanto vi porto i saluti del direttore dell'agenzia Roberto Ottaviani, che sostituisco oggi in questo convegno. Ora, per quanto riguarda, diciamo, gli interventi regionali, devo dire, forse sono anacronistica avendo seguito tutto il meeting, perché oggi, diciamo, da oggi saremo chiamati a gestire un primo intervento che è proprio un intervento al sostegno degli operatori turistici, diciamo, colpiti da questo tsunami che è stato il Covid, diciamo, dal punto di vista economico. Quindi una
piccola, possiamo dire, ma per noi grande, boccata d'ossigeno, per cui oggi diciamo, è avviato il bando e l'avviso pubblico per l'erogazione di contributi a fondo perduto. Non mi sente bene? Scusi, ecco, se si può un pochino avvicinare, forse. Vicinissima, sono vicinissima, grazie. Sto sopra il portato. Va benissimo, no, adesso vediamo anche meglio, grazie. E quindi diciamo che stiamo ancora in piena a coprire, diciamo, a ristorare in parte quelli che sono stati i danni economici immediati. Per cui abbiamo previsto tre misure di intervento rivolte alle agenzie di viaggio, perché è il mio diretto settore, agli alberghi, quindi alle strutture ricettive di natura imprenditoriale, a conduzione imprenditoriale, e una terza misura per le strutture ricettive a carattere, a conduzione prevalentemente non imprenditoriale. Il bando aperto oggi chiuderà il 5 giugno, io ad oggi, perché sto contemporaneamente monitorando, a quest'ora sono arrivate già più di 400 richieste. Quindi ci aspetta tutta l'agenzia, chiaramente orientata in questo momento a fornire ristoro il prima possibile, per cui rispetto a quelle norme farraginose di cui si è parlato questa mattina, la prima mattinata, abbiamo anche cercato di semplificare al massimo le procedure, facendo tesoro anche di altri, diciamo, di esperienze di altre amministrazioni tanto criticate. Lo sappiamo, la pubblica amministrazione adesso è sotto la lente di ingrandimento più delle altre volte. Chiaramente, insieme a questa, diciamo, manovra che vale 20 milioni di euro, diciamo, per la Regione Lazio siamo messi in campo adesso 20 milioni di euro, che non sono pochi, chiaramente stiamo ragionando anche di concerto anche con le altre regioni, in cui ci vediamo, diciamo, settimanalmente, a pensare a un piano di rilancio. È chiaro che, vista la condizione, se già un obiettivo della Regione Lazio era quella di diciamo, promuovere un turismo oltre Roma, no? Perché voglio dire, Roma, diciamo, io prima mi occupavo di agricoltura, ho fatto anche promozione in agricoltura, sono sensibile a percorsi enogastronomici. Come no? E quando andavo alle fiere dal Vinitaly allo Slow Food, diciamo, non sapevano neanche cosa fosse il Lazio, cioè era Roma, no? Quindi, è così. E quindi poi mi sono ritrovata nel turismo, ancora più un fenomeno ancora più grande, comunque c'è sempre questo problema. Quindi la regione, promuovendo già i cammini, quindi andando diciamo, sia religiosi che non religiosi, va oltre Roma, no? E quindi secondo noi la prospettiva futura è quella di spingere su questo, diciamo, tema. Ecco, questo è l'estrema sintesi. Grazie. Adesso, per, come dire, anche integrare in qualche modo di conseguenza quello che lei ci diceva, coinvolgo Paolo Giuntarelli, anche lui dirigente della Regione Lazio. Vediamo se è collegato. Che così. Mi ha anche preceduto nell'area che dirigo. Sì. Però vediamo se c'è, se già è collegato. Eccomi, sì, eccoci. Perché se, abbiamo connesso tutto. Prima la sua collega Storti, non so se lei vuole aggiungere qualcosa anche a proposito, appunto, sempre di sostegno, aiuti alle imprese. Allora, se è possibile, ecco, vorrei fare un intervento a due facce, no? Perché come dice Cristiana, io l'ho prima preceduta nella responsabilità dell'area formazione e professioni turistiche. Adesso invece mi occupo più direttamente di formazione, istruzione e lavoro nell'area predisposizione interventi, dove mettiamo in campo tutte le iniziative che attraverso il Fondo Sociale Europeo intervengono per cercare di soprattutto migliorare quel capitale umano di cui noi oggi abbiamo bisogno, non soltanto nel campo del turismo, ma in tutto il settore della nostra economia e della nostra Italia. Proprio ieri sembra sia uscito un interessante articolo sul Corriere della Sera, che richiamava tutti gli imprenditori, diciamo, sani del nostro paese ad una call, ad un'azione congiunta
nei confronti del capitale umano, perché i grandi, gli interventi che sono stati fatti dal governo in questo momento, fino ad oggi, hanno tralasciato, diciamolo, questo, soprattutto il settore della scuola, della formazione, dell'istruzione, non hanno dato il dovuto, come dire, il dovuto peso. E quindi, diciamo, la mia area e la mia direzione in questo momento si occupa di questo. E come diceva Cristiana, c'è stato questo primo, per quanto riguarda il campo del turismo, c'è stato questo intervento importante che ha fatto l'agenzia di 20 milioni di euro. Ma parallelamente l'azione regionale, come dire, si è caratterizzata soprattutto nella, come dire, seguendo il filone, seguendo la linea di quelli che sono gli interventi a livello nazionale, su interventi di ristorazione al danno causato dal Covid-19, no? Tutti gli interventi che sono stati attivati sia dal governo sia dalle regioni sono interventi che vanno principalmente a ristorare quello che è stato il danno causato dal Covid alle imprese, ai professionisti, agli imprenditori. E questo, secondo me, come dire, ci porta a una prima riflessione. Allora, prima di tutto, l'intervento ristorativo può avere una funzione immediata, ma non può essere la soluzione. Cioè non possiamo dipendere da sussidi statali o regionali. Prima o poi i sussidi finiscono, per così dire. Esattamente, esattamente. I sussidi finiscono, quindi dobbiamo per quello puntare attraverso la crescita del capitale umano a cercare di rilanciare un'azione, come dire, di un'azione di produttiva, un'azione di crescita all'interno della nostra nazione. E allora è per quello che noi stiamo cercando, soprattutto anche a livello regionale, interventi che vadano in questa direzione, con la creazione di hub che promuovano la formazione, che promuovano la creazione di reti delle imprese all'interno della regione. Cioè noi siamo profondamente convinti che per ripartire da questa fase del Covid, e su questo ad esempio ve lo do come notizia, ci sta lavorando recentemente un comune che è stato colpito fortemente dal Covid, non Nerola. Nerola sapete che è stato un comune che è stata dichiarata zona rossa. Beh, questi giorni ho parlato col sindaco di Nerola, che sta cercando di rilanciare insieme alla regione un'azione che superi i problemi che sono stati causati dal Covid, ma come? Non soltanto attraverso un finanziamento, ma soprattutto attraverso la messa a rete di tutti quanti gli operatori. Ecco, io credo che noi potremmo uscire anche dal punto di vista del turismo da questa crisi. Assoturismo ci dice che quest'anno il nostro paese perderà oltre il 60% di turisti, chiudendo con 172 milioni di presenze in meno, riportandoci al livello degli anni 60, no? Proprio anche ieri c'era un articolo sul Corriere sul Sole 24 Ore che parlava del rilancio del turismo, di ritornare agli anni 60. Ecco, io non sono molto appassionato da questo fascino del ritorno della decrescita, in questo caso non sostenibile, ma una decrescita infelice. Io non credo che raggiungeremo, come dire, il Bengodi se ritorneremo agli anni 60. Tornare agli anni 60 vuol dire ritornare a un turismo di prossimità che, come dicono gli operatori, non riuscirà a soddisfare le esigenze degli operatori stessi. Il turismo, i nostri operatori non ce la faranno a uscire fuori dalla crisi in cui sono entrati e in cui per molto tempo rimarranno, purtroppo, perché gli afflussi dall'estero saranno difficili, saranno faticosi, e se, come diceva prima di me il Ruggero, non si supererà soprattutto questo problema psicologico, noi non ce lo dobbiamo dimenticare, che prima di tutto e tutte le attività connesse, la ristorazione, hanno a che fare con la psicologia dell'essere umano, a che fare con emozionale, certo. Sono prima di tutto fenomeni sociali, ma se io devo andare in un ristorante ed essere rinchiuso all'interno di pareti di plexiglass, ma probabilmente me ne sto a casa, come se devo andare in un ristorante non posso avere il piacere di essere visto e di vedere, ma sostanzialmente che cosa ci andiamo a fare, no? Quindi questo è un problema importante che dobbiamo cercare di superare, e soprattutto il livello psicologico, perché io credo che le innovazioni, le contromisure che si stanno mettendo per fronteggiare questo problema sono importanti e sono serie. Non vanno superate con i passaporti sanitari come propone la Sardegna, perché non è che possiamo andare a compartimenti stagni nella nostra regione, altrimenti poi non ci possiamo lamentare se gli altri stati balcanici si fanno i corridoi per affari loro, no? Diventa inevitabile. Quindi ecco, io credo, per non non so se poi vogliamo fare non voglio io non faccio una riflessione sì.
Io credo soprattutto che noi dobbiamo partire da quello che diceva Marcel Proust, voglio concludere questa prima cosa, il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, nuove rotte, ma nelle avere nuove occhi. Noi oggi dobbiamo un nuovo sguardo, dobbiamo cercare di avere un nuovo sguardo nel guardare al turismo, senza però cercare di portare questo sguardo all'indietro. E questo nuovo sguardo deve essere fatto di rete, deve essere fatto di cooperazione, deve essere fatto di messa a sistema del nostro patrimonio. E concludo dicendo giustamente quello che diceva Loredana Giani, con l'opportunità dobbiamo rivedere la nostra legislazione. Parlo soprattutto di un tema che anche Cristiana conosce bene, che è quello soprattutto delle guide turistiche. Noi sono, dopo la trasformazione delle guide turistiche da guide turistiche a livello regionale o provinciale a guide turistiche a livello nazionale, causata dalla direttiva Bolkestein, e non vi sto a tediare con tutte le normative, non siamo ancora riusciti ad avere una figura nazionale, una figura professionale nazionale delle guide turistiche. E questo è uno scandalo che va denunciato, perché sono anni che ci si lavora e nonostante tutto non si riesce ad arrivare ad un completamento di questo processo, che è fondamentale. Le guide turistiche sono i primi ambasciatori del nostro patrimonio. Quindi ecco, c'è molto da fare per rilanciare il turismo post-Covid, però io ritengo che le coordinate saranno soprattutto il capitale umano, la crescita del capitale umano e fare rete fra tutte quante le imprese per eliminare problemi, per eliminare sovraccosti, per eliminare quelle divisioni che spesso nel nostro paese, nei nostri comuni sono presenti e che finora ci hanno portato non un rilancio come doveva essere il nostro turismo, ma ci hanno portato spesso a dei rallentamenti. Grazie Giuntarelli, anche qui delle riflessioni mi pare tutte di grande stimolo. Mi permettono di andare da Marina Lalli, Presidente di Federturismo, vediamo se c'è intanto. Ci sono, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, prendo spunto proprio dalle ultime parole di Giuntarelli, no? Perché lui all'inizio evocava questo intervento legato molto alle competenze, anzi alle alte competenze, no? Che riguardano poi la classe dirigente tutta di questo paese, non soltanto quella politica, quella amministrativa, quella imprenditoriale, cioè riscoprire le alte competenze nel frattempo e quindi utilizzare al meglio il nostro capitale umano, che in questa fase credo sia cruciale. È cruciale, diceva Giuntarelli, fare rete, e sono cruciali probabilmente, e così le do la parola, soluzioni, obiettivi, scenari che mettano in campo molto soluzioni creative, vogliamo dire così, diverse rispetto al passato, senza tornare ovviamente agli anni 60 che venivano evocati, senza tornare a soluzioni di decrescita infelice. Però bisogna mettere in campo, credo soprattutto in questa fase di passaggio in cui dobbiamo convivere con questo virus, delle soluzioni nuove, e diciamo un po' questa la sfida dal suo punto di vista. Senta, sì, lei dice bene, noi dobbiamo convivere con questo virus. Purtroppo ormai è l'unica alternativa che abbiamo davanti. Il punto è come farlo e soprattutto come organizzarsi anche in tempi veloci per farlo. Purtroppo in questo la risposta finora non è stata velocissima ed è stata anche un po' confusionaria, il che devo dire non ha aiutato il lavoro delle imprese, tanto più in un momento in cui anche le imprese stavano soffrendo, come stanno ancora soffrendo, certo, moltissimo, e quindi è particolarmente difficile pensare ad una reazione. Io ho sentito in apertura le parole del rettore Barahon, che richiamava proprio la volontà di andare avanti e la creatività di cui lei pure adesso parlava. Questi sono sicuramente i due principi che stanno ispirando in questo momento l'attività delle imprese. Naturalmente il tutto molto bloccato da una burocrazia che oggi quasi diventa più bloccante dello stesso virus, in quanto abbiamo provato a dare fino ad ora risposte al virus facendoci incartare ulteriormente dalla burocrazia che già ci soffocava. E quindi questo è sicuramente quello di cui noi non abbiamo bisogno, perché facciamo già fatica a seguire delle regole esagerate e non vorremmo che, al di là di quelle che comprendiamo perfettamente di dover seguire per motivi di sicurezza da un punto di vista sanitario, però si andasse con questa
modalità ad intervenire anche in modo esagerato su quello che invece non serve. Noi abbiamo comunque bisogno di cambiare il nostro modello di business e questa è, nel paradosso direi, una perfetta opportunità per poterlo fare, perché il turismo fino al giorno pre-Covid non era una situazione di tutta rosa e fiori, lo era forse da un punto di vista di numero di viaggiatori, quello sì, il numero di viaggiatori sempre in crescita ormai ci aveva abituato a risultati, a statistiche sempre di grande soddisfazione, però non è appunto, non era questa crescita non era esente da una serie di problemi molto forti che si andavano ad accompagnare a questa crescita. Se proprio la Spagna aveva stimato come per ogni milione di turisti che arrivava in Spagna c'era 1,5 milioni di chili di rifiuti prodotti, e così anche sull'acqua, e così anche sull'acqua reflua, che ovviamente è ancora più importante, 2 milioni di chili di cibo, insomma una serie di numeri che ovviamente impattano su un territorio in modo violento. Quindi noi avevamo già visto come questo stava stravolgendo i connotati di molte dei nostri luoghi, delle nostre città, peraltro proprio di quelle che sono il nostro fiore all'occhiello, nel senso quelle che sono le località che ognuno sogna e quindi sono le più ricercate. Ma se noi distruggiamo, quantomeno non siamo in grado di preservare quello, in qualche modo stiamo distruggendo tutto il nostro turismo. Ecco perché diventa fondamentale e importante trovare dei metodi nuovi per poter andare, per poter conoscere il nostro paese e quindi in questo senso andare anche incontro a quelli che sono gli obiettivi della sostenibilità economica che l'ONU si dà come 2030, i 169 target interconnessi tra loro, tutti questi punti che si sposano poi in una ottica unica che è quella dell'etica del business, che ha a che vedere proprio davanti a sé l'idea di una sostenibilità che possa essere a tutto tondo, quindi economica, sociale, ambientale, da tutti i punti di vista, ed è quello su cui noi dobbiamo concentrarci. Fermo restando che questo è qualcosa che uno può riuscire a fare, come noi già ci stavamo impegnando a fare, nel momento in cui si sente anche tranquillo da un punto di vista di poter gestire la propria azienda, il proprio business per gli anni a venire, cosa che oggi, devo dire, non è in molte delle circostanze, perché ci troviamo in una situazione di estrema emergenza che non ha trovato una risposta al momento ancora adeguata con le misure che ci sono state prospettate, perché in base a quello che noi leggiamo nel decreto vediamo che comunque per le aziende ci sono ancora moltissime criticità che non verranno superate. Anche il bonus vacanza, che diciamo è stata la misura principe del decreto, di fatto invece di andare a dare quella iniezione di liquidità di cui le aziende avevano bisogno, chiede alle aziende stesse di anticiparne l'80%. Quindi in qualche modo è proprio se io ti sto chiedendo aiuto non mi si può rispondere dicendo che devo anticipare l'80% dell'aiuto presunto, perché poi bisogna anche vedere effettivamente da quante persone verrà utilizzato questo strumento. Certo. E quindi in questa ottica diventa davvero complicato e difficile pensare che le aziende possano, con la velocità con cui stavano affrontando il problema, continuare a farlo da un punto di vista di ricerca di nuovi business e di creatività. Però è chiaro che ogni momento di svolta ha le sue criticità e quindi anche in questa circostanza bisognerà vedere diventerà vincente chi riuscirà a sfruttare per primo l'occasione della nuova offerta, cosa sulla quale chiaramente noi ci stiamo attivando proprio come federazione per accompagnare tutte le nostre aziende associate verso questo cammino virtuoso.
Grazie Presidente Lalli, anche lei ha ben fotografato, diciamo, le incognite che ci sono, ma anche la voglia di non assolutamente rassegnarsi. Allora vorrei coinvolgere Barbara Casillo dell'Associazione Confindustria Alberghi, direttore generale, vediamo se c'è Barbara Casillo. Sì, sono qua, non so se buongiorno. Mi vedete. Ecco. Buongiorno, buongiorno. Allora, insomma, grazie. Prego, prego. Oh, non so se mi voleva fare una domanda, l'ho interrotta. No, 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 io semplicemente dicevo che diciamo, la situazione degli alberghi, dell'hotellerie, come si dice, insomma, la conosciamo ed è una situazione molto difficile, per usare un eufemismo. E quindi anche voi, diciamo, per chi apre, perché poi alcuni alberghi che potevano restare aperti anche in questa fase hanno deciso di non aprire, qualcun altro ha ospitato per esempio il personale sanitario nelle zone rosse, ma insomma al di là di questo, anche per voi si pongono tutti questi problemi di cui stiamo discutendo, cioè una grande incognita a ripensare forse in questa fase di passaggio, la voglio chiamare così, il modello di business e poi lanciare il cuore oltre l'ostacolo pensando a quello che si potrà fare dopo, al di là di, insomma, della robustissima perdita di fatturato di questi 70 giorni ovviamente. Sì, volevo partire da un numero che forse non abbiamo ancora sentito, anche se devo dire il quadro fino adesso è stato molto compiuto e molto ricco. Oggi noi sappiamo che il 96% dei lavoratori del settore alberghiero è in cassa integrazione. Sì. E questo è un dato centrale che forse spiega anche perché all'inizio giustamente sottolineavano le professoresse che sono intervenute nei primi passaggi, è stata curata una parte dell'industria alberghiera nei tanti decreti che abbiamo visto e altri settori non sono stati presi in considerazione in modo diretto. Questo probabilmente per l'emergenza sociale che ha determinato il blocco assoluto e completo del settore turistico alberghiero da marzo ad oggi. Perché l'industria alberghiera ha un numero di occupati molto elevato, peraltro è un'occupazione molto, molto sana, nel senso che col crescere della qualità dell'offerta cresce anche il numero degli occupati. Noi siamo un'attività labor intensive che sta anche crescendo enormemente in termini qualitativi, quindi diciamo che è un valore collettivo che tutti cerchiamo di tutelare. Devo dire, mi ha molto colpito nei primi giorni della crisi che dalle nostre aziende sono arrivate richieste per noi come organizzazione di intervenire per tutelare i lavoratori stagionali che loro non potevano richiamare e riassumere proprio per non perderli, perché c'è la piena consapevolezza di quanto valga questa forza lavoro così qualificata per le aziende del settore. Quindi cosa succede oggi? Noi abbiamo un problema intanto di visibilità, perché questi provvedimenti, premesso il fatto che, come dicevamo prima, il decreto rilancio ancora non c'è nei testi definitivi e questo non è irrilevante, perché bastano anche piccoli cambiamenti per condizionarne poi l'efficacia. L'imprenditore ha bisogno di avere una visibilità, diciamo, a 6 mesi, a 7 mesi per decidere questa riapertura, che è il punto nodale. Noi come organizzazione abbiamo lavorato per la costruzione di un protocollo operativo insieme alle altre organizzazioni del settore per cominciare a definire delle linee guida su quelli che debbono essere i comportamenti dell'albergo per mantenere la sicurezza dei propri ospiti, compatibilmente con le esigenze poi che ci sono di fruibilità del soggiorno in albergo. Ed è un lavoro che ci ha detto due cose. Uno, che è assolutamente possibile, ovviamente, perché si può riuscire in realtà a gestire molto bene la sicurezza dei propri ospiti, ma la seconda cosa che è emersa con molta chiarezza è che questo ha dei grandi, comporta dei costi. Questo è l'elemento da cui deriva la risposta alla domanda che mi poneva. Apriranno o non apriranno? C'è una questione di equilibrio economico e l'incertezza che stiamo vivendo in questi giorni, perché qui le settimane in realtà ci sembrano settimane ma sono giorni, è l'elemento più difficile da risolvere, perché nell'arco di 48 ore abbiamo visto passare da un modello di protocollo centrale gestito da un comitato tecnico scientifico con cui noi stessi eravamo in relazione, ci stavamo confrontando sui contenuti, ad un modello di protocollo su base regionale dove ciascuna regione può intervenire. Mi sembra, da una prima lettura delle ordinanze che abbiamo visto in queste ore, che siano abbastanza attenti a mantenere un certo coordinamento, però ci sono elementi molto critici. Faccio un caso, la regione Toscana identifica la distanza di sicurezza in 1,80 m. Questo non è un problema, cioè
lo è anche ovviamente, però al di là dei problemi pratici operativi va sottolineato che se io devo costruire un rapporto di fiducia con i nostri ospiti italiani o internazionali, è difficile spiegare che in Italia in alcune regioni la distanza sicura è 1 metro e in altre è 1,80 m. Non auspico che tutti adottino 1,80 m, ma necessariamente va adottata una misura unica su elementi che hanno una base oggettiva e scientifica. Non possiamo pensare di avere la fiducia dei nostri ospiti se non diamo indicazioni molto chiare, percepibili e facilmente applicabili, aggiungo, perché poi la sicurezza nella fruizione del soggiorno deriva certamente da quello che fa l'operatore alberghiero e il personale dell'albergo, ma anche molto dai comportamenti dei singoli, a cui sono chieste piccole attenzioni che comunque non sono naturali. Chiedono un minimo di attenzione. Se noi immaginiamo che in ogni regione questi modelli cambino, avremo anche la difficoltà dell'ospite di creare quell'automatismo che invece è l'unica vera sicurezza che dobbiamo creare. Quindi queste variabili sono quelle che stanno condizionando la differenza tra aprire e non aprire il sistema dei costi e il sistema delle regole. Tutto in evoluzione molto rapida. E peraltro, sì. Magari tra una settimana parleremo di altro. Certamente l'assenza ancora di un testo sul decreto rilancio, che al suo interno contiene una serie di elementi e di variabili legate alla sostenibilità economica dell'azienda, chiaramente sta rallentando tutto, perché io voglio capire quanto mi costeranno gli affitti della mia azienda nei prossimi mesi, voglio essere sicuro se sono sotto un certo fatturato, sotto i 5 milioni di fatturato, quanto vale quel ristoro economico sulle perdite che mi hanno dato. Voglio capire, l'IRAP è davvero scomparsa? Ecco, tante domande che fino a che non avremo un testo definitivo rischiano di rimanere allo stato ancora condizionanti, sì, le scelte dell'impresa. No, ha perfettamente ragione, peraltro anche dobbiamo sempre tener conto di una cosa, insomma, ben presente che la situazione si evolve appunto, diciamo, di settimana in settimana rispetto al contesto epidemiologico e sanitario, quindi quello ci dirà molto. E se, come tutti ce lo auguriamo, alcuni scienziati sostengono, magari col grande caldo di luglio, magari il virus scomparirà, questo sarebbe ovviamente aprire una prospettiva molto diversa dalle cose di cui stiamo parlando, questo è evidente. Allora, io la ringrazio. Sì. Prima di coinvolgere la professoressa Valentina Castello, non so se intanto c'è Alessandra Priante dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, che credo si doveva collegarsi più tardi, non lo so. C'è dottoressa... Ancora no, dottor Pancani. Ancora non c'è. Allora, vado da Valentina Castello, che anche lei insegna all'Università Europea di Roma, no? Reti e sistemi turistici locali e marketing del turismo. Allora, insomma, abbiamo fatto molte riflessioni. C'è qualcosa che non si sarebbe dovuto fare dal suo punto di vista? Sì, saltare. Buongiorno a tutti, intanto, e ringrazio anch'io. Secondo me, adesso lancio una provocazione, sì, è saltato un passaggio chiave, che è quella, la definizione del problema. Nel senso, le soluzioni sono tante, a volte coordinate, a volte scoordinate, ma bisogna focalizzare bene il problema al quale vogliamo rispondere. E mi sembra che tutti gli interventi che mi hanno preceduto abbiano contribuito fortemente non tanto a definire una soluzione unitaria, perché di questo non ne abbiamo bisogno, perché il problema non è unitario. E quindi quello che non si deve fare, o meglio, non si deve continuare a fare, è vedere il turismo come un sistema omogeneo, e mi sembra che si sia detto questo, e che bisogna lavorare a rete. Io volevo approfittare di qualche minuto per sottolineare questa cosa, cioè l'esigenza della rete, che è una caratteristica intrinseca del turismo, no? Emersa da più punti, sia della rete omogenea di attori, di albergatori, le regioni, sia come filiera, è una caratteristica imprescindibile del turismo. Così come è necessario creare valori a rete, diventa necessario anche darsi dei modelli interpretativi, che poi è obiettivo di questo convegno, che mettano insieme tante competenze diverse, no? Dalle competenze alte di programmazione, metteva in evidenza il dottor Giuntarelli, alle competenze di business, alle competenze dei lavoratori, no? Quindi l'università in questo
intende contribuire a essere partner attivo nel facilitare, no, un'integrazione di competenze, sono tutte necessarie, no? Dicevo, perché definire il problema? Perché le due parole chiave, mi sembra che il rettore ci abbia un po' dato il filo rosso, no? Cioè la volontà e la creatività. Dal punto di vista, che cosa sono la volontà e la creatività? La volontà e la vision, e mi sembra che tutti siamo d'accordo che qui bisogna darsi una vision strategica. La creatività del modello di business, ma la creatività del modello di business opera all'interno di un sistema, anzi di un ecosistema che, come lei sottolineava anche più volte, nasconde un problema lontano che la crisi ha solo, diciamo, sottolineato. È l'ecosistema che deve funzionare, dal rapporto con le banche alle infrastrutture alle politiche. Mi piaceva la definizione delle politiche per contesti, cioè il ruolo anche delle regole, no? Il ruolo istituzionale, sicuramente centrale il tema delle regole, lo diceva anche l'ultimo intervento, no? Un metro e cinquanta, un metro e ottanta, l'80% c'è, no? Il tema delle regole però è un tema più ampio del ruolo dell'attore pubblico, no? Che chiaramente oggi pone dei tamponi. Sono d'accordo che l'unica norma di visione strategica è quella rispetto al fondo, no? Attenzione a non snaturare però un tessuto produttivo di competenze, di creatività che si fonda su una rete, spesso di reti a filiere, di attori, di microattori, che c'è il rischio che questo tipo di azione possa diventare una sorta di patrimonializzazione, perché lo sappiamo, i nostri beni culturali quanto valgono, oltre che quelli ambientali. Per cui dicevo, volontà e creatività all'interno di un ecosistema coordinato. L'altra cosa che mi ha fatto molto piacere, l'altra cosa che non si deve fare, ma mi sembra che sia emerso, è non dimenticarci che il modello di business non è altro che una proposta di valore. Noi su questo ci dobbiamo mettere d'accordo, cioè qual è il valore creato? Ed è innanzitutto un valore, abbiamo detto, di filiera, quindi il focus su solo alcuni segmenti rischia di penalizzare tutto il sistema. Valore significa, qualcuno lo diceva, no? La qualità della vita, la dottoressa Lalvi ricordava, no? L'impatto. Noi non sono d'accordo con Giuntarelli, non bisogna tornare indietro, no? Non è una decrescita, perché guardate che si ritorna ad un turismo elitario, oltre che limitante, no? Proposta di valore significa che l'imprenditore non se la racconta da solo, cioè c'è un tema enorme nella creatività dei modelli di business che è fatto dalla domanda. E la domanda oggi significa due cose. Una, gli elementi psicologici, e questo ce lo siamo detti, basta chiedere a noi stessi che pensiamo di fare a luglio, e ci rispondiamo nella proposta di valore rispetto al nostro nucleo familiare, il nostro ciclo, in marketing si dice il ciclo di vita familiare, no? È una proposta di valore diversa, è una richiesta di certezza, è una richiesta di servizi aggiuntivi, dove il turismo di prossimità potrebbe risolversi in un non indotto nel sistema turistico. Quindi la domanda cosa vuole? Vuole supporto, vuole certezza delle regole, vuole anche promozione. Chiudo rispetto a questo, che sicuramente c'è... avrei tante altre cose da dire, ma facciamo un secondo seminario rispetto ai modelli di business. Mi piace molto che siano emerse i temi della domanda, devo dire è stata una bella sorpresa, i temi del modello di business a sistema, anche uno dei primi interventi, mi sembra proprio il primo, ricordava il tema dei distretti, no? Anche nel turismo, è quello dei distretti culturali o ambientali che siano, sono una grande sfida. Quindi istituzioni, certezza delle regole, ma anche non solo tamponi, ma anche fondi, politiche di contesto, no? Ricordava Nerola, ma si possono fare tanti altri esempi. Secondo me, non vorrei semplificare, ma se ci si ferma un attimo a ridefinire il problema di breve termine e di medio-lungo termine, che poi sono legati, sono cugini primi, sono congiunti. Quindi è chiaro che il breve termine poi impatta sul medio-lungo termine, però chiaramente ci sono soluzioni di breve, ma bisogna darsi una visione strategica. In questo passa, adesso parlo lato
università e ricerca, passa anche attraverso il rinforzo delle competenze, giustissimo, e il rinforzo di un ruolo dell'università e degli enti di ricerca che siano partner attivi e coinvolti lungo tutta la filiera, perché forse insieme, mettendo delle competenze amministrative, strategiche, economiche, di business, si riesce anche a supportare in maniera forte la riqualificazione, non solo la salvaguardia del sistema. Scusate se ho parlato velocemente e vi ringrazio. Intanto non voglio prendere troppo tempo. Grazie. Allora vado dall'avvocato Brunetti, siamo praticamente verso la fine di questa nostra mattinata bella, vitale, di confronto. Vado all'avvocato Filippo Brunetti, vediamo se è collegato, no? Eccomi, sì sì. Eccomi, buongiorno. Insomma, abbiamo detto una cosa che peraltro tutti sapevamo, no? Insomma, il turismo è una cosa molto complessa, i turismi, è stato giustamente detto, no? Quando si parla di strutture ricettive c'è una grande complessità che diventa la dimensione da molte altre cose. Abbiamo ricordato fin dall'inizio che le competenze sono delle regioni e quindi c'è un problema che è, insomma, di cui bisogna tenere conto quando si parla delle regioni, degli aspetti, dei vari aspetti regolatori. E allora questo, come dire, rende più complicato anche il discorso legato alla sicurezza, no? Parlo anche della sicurezza proprio quella che dobbiamo rispettare adesso, avvocato Brunetti. La sicurezza lei intende? Beh, in realtà l'intera disciplina dell'emergenza subisce sostanzialmente lo stesso vizio della disciplina ordinaria in materia di turismo, caratterizzata la disciplina dell'emergenza, come ricordava la professoressa Gianni, dall'utilizzo dei DPCM. Sì. DPCM che però vengono utilizzati, cioè questa è la classica eterogenesi dei fini, perché vengono utilizzati per ragioni differenti, diciamo, perché sono sottoposti a controlli meno stringenti. Certo. E uno si sente legittimato a fare infilare dentro al DPCM quello che ritiene, no? Le varie pressioni. Manca l'organicità, manca una visione insieme, manca una visione, se vuole, strutturale, che è da una parte il problema generale di questo paese, asfissiato dalla burocrazia e da una normativa incompatibile, che però trova una declinazione che nel turismo raggiunge livelli parossistici. Per il codice del turismo è stato bersagliato dalla Corte Costituzionale. Corte Costituzionale che però in varie sentenze si è sentita in dovere di dire che è necessaria un'attività promozionale unitaria che contrasti la frammentazione dell'offerta turistica italiana. Sono due sentenze, la 114 del 2006 e la 76 del 2009. Cioè, e si assiste ad una legislazione, a una regolazione si muove in maniera totalmente scollegata dal mercato e dalle esigenze del mercato. Questo lo dico dalla prospettiva del professionista che assiste sì. in questo settore, spesso anche operatori internazionali. Prendiamo, ma giusto come pillole, alcuni esempi. Il regime del condo hotel. Chi ha fatto un viaggio a New York sa che il Plaza è un importante condo hotel, ci sono grandissimi appartamenti di grandissima qualità ed è anche un albergo. Si è voluto importare questo modello in Italia semplicemente per rendere possibile poi la variante urbanistica e la trasformazione a Roma e in altre città di immobili a destinazione alberghiera che funzionavano male in alberghi dove poi, diciamo, la parte alberghiera subisce i fumi della signora che cucina che è una cosa un po' diversa dal modello del Plaza.